Ben ritornati dopo un sacco di tempo, aggiungerei io dire, su Minecraft SCP. Questa serie la porto tipo una volta ogni 1500 anni, ma va bene. L'ultima volta avevamo visto, se non sbaglio, la... Che cosa avevamo visto? Non mi ricordo completamente. Ah sì, l'enciclopedia delle malattie. Quella che tu leggevi una malattia e ti veniva. Ok, oggi non so cosa vedremo, però ho notato fin da subito, intanto possiamo un poco di pizza perché ne abbiamo presa fin troppa, ho notato fin da subito che abbiamo una keycard di livello 1, che non è tanto, cioè non è tanto alta, anzi è il minimo proprio. Quindi mi chiedo, non sarà quindi un SCP molto, no, pericoloso? Non come questi che sono Euclid e questi che sono Keter. Perché safe vuol dire appunto sicuro, giusto? Quindi sì, non dovrebbe essere troppo pericoloso. E a me piace, a me va bene così, onestamente. Allora, quindi non mi ricordo di che tipo era l'enciclopedia. Mi sembra forse Euclid o safe. No, era safe perché mi sembra che era qua. Sì, era questa. Ok, safe. Allora, sì, va bene. Oggi vedremo invece questo, l'SCP 131, pure questo safe, infatti. Oh, questo è bellissimo! Allora, dall'immagine si può capire che cos'è. Se lo conosci, ovviamente, se no non si capisce niente. Sta laggando fin troppo, aspetta, calmati. Ok, allora, non è per niente pericoloso, anzi, è pucciosissimo. Allora, l'SCP-131 si chiama iPod. Allora, in realtà ci sarebbe l'SCP-131 A e l'SCP-131B, ma vabbè, sono uguali, cambia soltanto il colore tra i due. Allora, sono soltanto delle creaturine, come potete vedere, a forma di goccia, grandi quanto un piede umano, mi sembra. Poi, vabbè, hanno un occhio gigante al centro del loro corpo, e hanno l'intelligenza di dei gatti, infatti si possono tenere anche come animali domestici, in un certo senso. Loro non fanno niente, possono scalare anche le superfici. E vabbè, non fanno completamente niente, sono innocui e bellini. Rotolano su se stessi, fanno robe, cioè robe pucciose. Ok, entriamo nella stanza, non dovrebbe essere pericoloso. La stanza dovrebbe essere, sì, livello 1 richiesto. E noi ce l'abbiamo, appunto. Sì, andiamo. La doppia porta? Perché la doppia porta per... Forse per non farli scappare, perché se non sbaglio, non ne sono sicuro, eh. Però se non sbaglio, loro tendevano sempre a cercare di scappare in ogni caso. Ma vabbè, sì, è la stanza, noto che è molto colorata. Probabilmente perché sono molto allegri loro. Apriamo subito. Ciao, che è successo? Mamma mia, ma sono tutti arancioni qua, non ce ne sono gialli. Oh, ciao a voi. Ma che è successo? Oh, non è vero che sono tutti gialli. Guarda, ce n'è qualcuno giallo, ma sono tutti arrampicati nello stesso punto, ehi! Venite giù da lì! Oh, sono tutti allo stesso punto, sono bellissimi! Ok, ma io vorrei guardarli da vicino, come faccio? Ci sono arrampicati nel frattempo tutti lì! Ce n'è solo uno a terra, allora intanto eseminiamo questo. Questo è uno arancione, ti puoi girare, grazie. Allora, è uno arancione, sto zoomando. Sì, però l'occhio, io mi ricordavo che era azzurro, non ne sono sicuro però, eh. Allora... Sì, è come nella descrizione, a forma di goccia, grande quasi quanto un piede. Sì, possiamo dire di sì, praticamente. Sì. Poi, nient'altro, cioè, basta. E là ha l'occhio grande al centro del suo corpo. Sì, ok, molto puccioso, diciamo. Un po' con, in realtà fa un poco impressione. Non dovrebbe neanche essere aggressivo. Però ora il problema è che sono tutti messi lì e io vorrei farli scendere. L'unica maniera che mi viene in mente sarebbe un pugnetto. Che non vorrei che si arrabbiassero. Non dovrebbero però essere aggressivi, eh. Aspetta, l'ho mancato. Oh, l'ho attaccato. Però non si sono, cioè non sono caduti. Il problema è questo. Io ora come faccio? Perché ne devo vedere qualcuno là, no? Ok, nel frattempo sono scesi. Ho aspettato un poco, tranne quello. Quello è rimasto là. Però sono scesi la maggior parte. Mi rendo conto che sono un bel po'. Ecco, eccoli lì che iniziano a risalire. Vabbè, come potete vedere, quello giallo è il set. Ma perché salgono là? Cosa c'hanno? Vabbè, almeno ci hanno dato la dimostrazione che
si sanno arrampicare sui muri. Allora, questo invece è uno che è giallo. Non ho capito cosa hanno perché sono attratti magicamente da lì. Però, vabbè, beh, pure quello giallo. Ma sì, ma uniamoci pure noi a sto punto. Allora, non so come fare a farli scendere, ma vabbè, dopo un poco scendono da soli. Il problema è che io devo farlo ora il video, non tra un poco. Ma va bene, abbiamo un arancione e uno giallo, solta. Eh sì. Allora, ciao, ne abbiamo solo uno arancione. Vuoi andare anche tu? Vai, vai, ti aiuto io, ti spingo, vai. Tranquillo, ma sì, unisciti alla festa, tutta la. No? Allora, vediamo che posso fare. Allora, posso interagire in qualche modo con lui? Lo posso attaccare, ma non vorrei farlo. Cioè, non ha un senso. Anche se io lo attacco, cioè, non è che è bello. Vedete? Cioè, lui rimane là, poverino. Vabbè, possiamo interagirci invece col tasto destro? Sta laggando troppo. Ehi, ehi, ti calmi. Vabbè, sono tutti. Sono tu. Aiuto, quanto sta laggando. No, 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 fermi, fermi. Ok, forse ho risolto. Diciamo. Sono tutti lì, volevo dire, cioè è ovvio che lagga. Ciao, voglio provare a interagirci col tasto destro, ho detto. Oh, ha fatto del fumo! Ma non è che esplode, non è che ora è una bomba, scopriamo. Aspetta, ritocchiamo. Ritocchiamo. Oh, fa del fumo quando lo tocco. Sta saltellando. Ok. Calmati, calmati, calmati. Fa del fumo quando lo tocco. No, 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 che poi non ti posso toccare più. Oh, che è successo? Ho sbloccato una cosa. Migliori amici per sempre. Che vuol dire? Che è successo? Credo di averlo adottato. Sì, mi sta seguendo. Oh, almeno abbiamo scoperto come farli scendere, no? Lo posso anche se far sedere? Aspettate, perché tipo con i cani di Minecraft, sì. Credo che si sia seduto. Se ora io lo libero, mi segue? Sì, lo possiamo vedere dalla punta che ha. Vedete che, ecco, quando ci interagiamo si muove un poco. Così è seduto, quando è più piegata è seduto. E così invece è in piedi. Ok, facciamolo sedere. Posso chiamare qualcun altro di voi? Ok, ciao. Ti ho adottato? Non lo so, non sembra. Sì, ho adottato anche a lui. Ok, ne ho adottati due arancioni. Bellissimo. Cioè, più che adottati li ho resi. Miei amici, diciamo, perché infatti si chiamava Best Friend Forever. Ok, abbiamo capito come farli scendere da lassù. Scendete! Oh, hai finito di spingermi, te. Vieni qua. Maledizione, si è seduto. Tu, vieni qua. Ok, ne vorrei prendere anche uno giallo, no? Solo per vederli meglio, perché non è che li abbiamo visti per tanto tempo. È che ce ne sono più arancioni, noto, che gialli. Maledizione, è pure difficile. Oh, ne ho preso uno giallo. Allora, maledizione, erano messi malissimo. Potete venire tutti e due, magari. Ok. Tu ti siedi là. Va bene, quelli li lasciamo là, no? Perché se li adotto tutti mi esplode il computer. Che già sta laggando fin troppo. Gli posso dare da mangiare? No, no, no. Se glielo butto l'oggetto, la pizza, in questo caso. No, ok, no, non mangiano pizza. Non so cosa mangi, mi dispiace, dove vai? Oh, tu. Comunque li ho adottati questi qua. Vabbè, non è che ora io me li vorrei portare. Cioè, me ne posso portare tipo solo uno, questo giallo che mi piace di più di quelli arancioni. Senza offesa, arancioni, mi piacete tutti, ma quello giallo è più bello perché è più coloroso. Comunque la stanza è davvero troppo colorata e mi sta dando un poco di fastidio, Non vorrei dire. Sì, non è che c'è molto da vedere in questi SCP di oggi. È soltanto bello. È che questi SCP dovevano. Se magari si tolgono da là, ma non li vorrei adottare tutti, no, ragazzi? Cioè, ci saranno modi migliori per farli scendere, no? Magari un guinzaglio. Può funzionare perché nell'immagine io avevo visto un guinzaglio. E ora vorrei provare. Ok, ragazzi, sono tornato un attimo nella stanza iniziale, quella in cui dormiamo e facciamo tutto. Per vedere un secondo una cosa, allora, di solito in questi cassetti mi ricordo che trovavamo degli oggetti, se non sbaglio, utili. Quindi io mi chiedo, anche quest'oggi ci sarà tipo il guinzaglio o qualcosa? Sì, avevo ragione, ok, c'è solo il guinzaglio, non c'è altro. Mi dispiace perché volevo vedere ancora di più, però va bene. No, ora mi devo rifare tutta sta strada. Tutte queste celle. Oh. Credo di averlo rotto un attimino, credo di aver sbagliato tasto, ma non ne sono sicuro, Vabbè, andiamo avanti, senza magari che il gioco laghi. Vabbè, taglio. Ok, sono tornato. Eccomi.
Oh, sono scesi tutti? No, questi erano quelli che avevo adottato. Maledizione, mi sembrava strano, eh. Ok, ne ho adottato solo uno, poverino giallo. Poi dico adottato, ma vabbè, più o meno. Volevo vedere se funzionava il coso. Intanto lo alziamo, ok? E ora voglio provare. Sì che funziona! Mamma mia, quanto è felice, sta saltellando. Ecco perché quello saltellava quando provavo ad adottarlo, perché già era felice, credo, oppure era triste, non lo so. Vabbè, comunque sì, li posso prendere al guinzaglio. Ora però, fermo! Saltella quando lo prendo al guinzaglio. Fermo, dammelo a me. Ok, posso anche prendere quelli che non sono adottati? Sì, a quanto pare sì, così almeno li fa. Calmati. Ma perché sono così? Non riesco neanche a cliccarci e riprendermi il coso. Dannazione. Forse non vogliono essere al guinzaglio, lo capirei anch'io. Però, maledizione, no, devi darmi il coso. Dammelo. Ok, bravo. Allora, proviamo a farli scendere. No, ne vorrei far scendere un poco. Anche solo un altro giallo, dannazione. Mi sembra di giocare ad acchiappa la talpa. Cioè, io ne prendo uno. Ok. Oh, ho preso quello che mi interessava, quello giallo. Ce n'è un ultimo. Prendiamo anche lui dopo, se no si sente escluso. Mi sembra di giocare ad acchiappa la talpa perché ogni volta non riesco a cliccare. Oh, ok, su di loro perché saltellano. Ok, no, non ce n'è solo uno, dannazione. Ok, ne ho preso uno giallo pure. Fermati. Fermo. Fermo. Ok. Adottiamo anche uno di loro perché. Ok, si fa i cuoricini, quindi vuol dire proprio che l'ho adottato. Va bene. Ora ne abbiamo pure la prova. Va bene. Tu sei un ultimo, oppure se ce n'è un altro non lo catturo. Niente, cioè non posso stare qua tutto il giorno. Oh no, a quanto pare era solo uno rimanente, volevo testare. Ok, perfetto, ne abbiamo catturati due gialli e un bel po' arancioni. E li abbiamo fatti scendere finalmente là. Non so perché erano attratti da quell'angolino, non lo so completamente, però va bene. Allora, io vorrei fare una cosa. Dato che non abbiamo niente da fare, non so neanche cosa mangiano sti cosi. Forse manco mangiano, perché se no nel cassetto forse avremmo trovato il loro cibo. Ma non ne sono neanche sicuro. Io direi, perché non ne prendiamo uno? Cioè, ce lo portiamo. Tanto li abbiamo adottati tutti. No, questo non è adottato. L'altro giallo che avevo adottato. Vabbè, prendiamo lui a sto punto. Ciao a te. Ti prendo il guinzaglio. Calmati, mamma mia, ha già iniziato. Ok, e andiamo verso la nostra camera, no? Perché tu ci stai seguendo, vero? Ok. No, 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 no. Ok, è rimasto tra le due porte. Senta che magari dopo si teletrasportano, ragazzi, facciamolo sedere. Perché di solito i pet su Minecraft si teletrasportano quando sei troppo lontano da loro. Quindi non vorrei che succedesse. Vabbè, metto pausa anche qua. Oh no, io stavo andando avanti ed è scomparso lui. Ehi, tu, cretino, ma che fai? Vieni. Ma sei scemo? Si ribella, non vuole uscire. Ma perché? Che fai? Cosa fai? Andiamo. Ma scemo completamente questo. Ma io sono stupito invece. Lui è scemo, ma io sono stupito. Oh! Cioè, non veniva! Ma che c'ha? Dove è finito? Saltella in giro. Vabbè, ragazzi, è un caso disperato. Comunque, non so se ve ne siete accorti, ma fanno tipo un rumorino. Dove è finito? Ogni volta che mi giro. Poi, ogni volta che sono in camera, dove sei? C'è il coso rotto. Dannazione, un secondo non mi sono girato. Un secondo, dov'è? Oh! Non c'è, scomparso, se n'è andato. Si è teletrasportato via. Dov'è? No, allora, sono sicuro che in questo corridoio c'era. Ne sono abbastanza sicuro. È finito. Ma è tornato nella sua cella? Ma può essere? Aspetta. Oh! Ma è tornato qua! Ma te sei scemo dentro! Ma sei scemo? Oh, rimani alzato, seguimi. Ok, togliamo il guinzaglio se no impazzisce a quanto pare. Non lo so, non mi segue. Ok, Ciccio, no, ok, non c'è stato bisogno di tenere la porta aperta. Non lo so, è completamente impazzito. Se ne andava, invece ora che non c'è il guinzaglio. Cioè, a quanto pare non vogliono stare al guinzaglio, mi sta facendo capire il gioco. Ok, ora ci sta seguendo stranamente. Boh, non. Ragazzi, sono stupito quanto voi. No, non ho capito niente quanto voi. Quindi. Siamo a posto, vieni, ok, perfetto. Ok. No, stavo tornando indietro. Tu sei qua sempre, ok. Non andare nelle celle degli altri che poi muori. Ah, in ogni caso, io mi ricordavo, ragazzi, una vicenda. Praticamente, ora non so se sarà così anche qua. Però non c'ho. Ah, sì, ok.
Dov'è la statua? No, ok, non ce la faccio, non ce la faccio. Ho paura di morire con la statua. Questa era la cella della statua. Probabilmente sarà annidata là dietro la porta. C'era praticamente che c'era questa cosa. Che era successa questa cosa? Che gli iPod aiutavano gli scienziati a tenere d'occhio la statua, cioè con il loro occhio guardavano la statua e la statua stava ferma, perché tutti sappiamo come funziona la statua, l'SCP della statua, che se tu la guardi sta ferma, se no ti spezza lo collo. Quindi vabbè, è successo questo e loro l'hanno guardata, quindi e infatti noto che lui sta guardando verso di là, che è proprio dove si trova la statua. Guardate la schifosa. Tu vedi, vedi, la sta guardando anche attraverso il vetro, a quanto pare. Però la sta guardando per tenerla ferma. Ok, spero che la statua non si sia arrabbiata. No, perché è messa proprio così al vetro, pronta a uccidere. Vieni, vieni qua. No, 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 rimanere qui. Vabbè, già se ne sta andando. Ciccio, non ti arrampicare. Vieni qua. Vieni, ti devo prendere al guinzaglio. Allora, mi stai obbligando, mi stai obbligando. L'abbiamo visto tutti, mi ha obbligato. Vieni. Incredibile, si è arrampicato di nuovo. Cosa vuoi? Perché ti arrampichi? No, vabbè. Sono riuscito a farla scendere in un modo. A farlo scendere in un modo. Non so neanche io, praticamente l'ho preso col guinzaglio e l'ho trascinato via dove sei. Seguimi, non guardare la statua, non disturbare la statua. Ora non viene più. È attratto dalla statua. Vieni. Dannazione, è attratto dalla statua e quindi non vuole venire perché vuole guardare la statua. Non guardare la statua, ti picchio, lo sai, vero? Lo sai che lo faccio? Lo sai? Oh, devi venire. Mamma mia, quante imbecille. Quegli imbecilli a me li dovevano dare, dannazione. Vieni, vieni, non ti arrampicare là. No. E dai, perché tieni d'occhio la statua? Cosa vuoi dalla statua? È una statua. Non normale, sicuramente, però è una statua. Ok? Così sei seduto? Ok, seguimi. Seguimi. Ok. Mamma mia. Ora puoi venire nella cella. Oh, 2 ore solo per fare questo. Incredibile. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ma perché gli iPod stupidi a me devono capitare? Vieni. Vieni. Non là che non ti posso recuperare mai. Devi venire. Mamma mia, l'odio, l'odio, l'odio. Puoi venire qui gentilmente? Ti devo picchiare? Lo sai che lo faccio? Mamma mia. Oh! Ok, sono stato obbligato a picchiarlo. Ed è tornato. No, ma allora sei cretino, ma ti devo uccidere allora, altro che picchiare. Vieni! Mamma mia. Io lo volevo mettere. Ecco, fermo. No, no, togli sto guinzaglio, cretino. Ok. Ok, dovrebbe. Ok, è seduto, non si può muovere. È diventata una statua lui, altro che quella che teneva d'occhio. Ok. Mamma mia, mi puoi guardare? No, vabbè, lui guarda il gabinetto. Forse avrà bisogno, no? Non lo so, ma per oggi direi che possiamo concludere qui il video. C'è stato più tempo di video per portare sto qua sul tavolino che per mostrarlo. Dannazione, puoi metterti almeno al centro? Almeno dopo tutto questo tempo ti puoi mettere al centro, almeno ci sta guardando. Quindi da Fabrix Gamer è questo coso stupido è tutto. Ciao, ciao! Beh, è finito. Volevo finire guardando a lui, niente, ho guardato a questo scemo.